Un'altra operazione commerciale dalla dubbia utilità sorge, ma sorge anche una certa nostalgia. La Bella e la Bestia. Ebbene sì, anche io sono tra quelle persone che quando uscì il primo teaser di questo film che non mostrava nulla, ma aveva la colonna sonora di Alan Menken e la scritta "Stia con noi", ha versato una lacrimuccia. Io, Victor Laszlo 88, sono un nostalgico del cazzo. E per me avere hype riguardo questo film era una cosa effettivamente strana, perché in questi ultimi anni sono stato il primo a scagliarmi contro la tendenza della Disney a realizzare dei remake live action dei suoi classici più famosi. Alice in Wonderland, Maleficent, Cenerentola e Il Libro della Giungla. Devo ammettere che gli ultimi due che ho citato li ho abbastanza apprezzati, in particolar modo Il Libro della Giungla, che peraltro ha anche vinto l'Oscar per i migliori effetti speciali alla scorsa cerimonia degli Academy Awards. Ma prima di vederli non avevo nessun tipo di hype, al massimo un minimo di curiosità, ma proprio un zicchinicchio, come dice mia nonna. Questo La Bella e la Bestia invece lo stavo proprio attendendo, principalmente perché, a differenza degli altri film dello stesso tipo che erano usciti negli anni precedenti, dai trailer delle clip diffuse sembrava effettivamente che fosse molto più simile al classico da cui era tratto. E ti sembra normale questa cosa? Ma scusa un secondo, se questo film con la tonica ne ossa è identico a film animazione, a questo punto mi guardo quello, no? Basta, ti prego, basta con questa frase del cazzo! È questa una frase che nelle ultime settimane ho sentito pronunciare e ho letto migliaia di volte. Capisco perfettamente che questa sia una mera operazione commerciale volta a staccare quanti più biglietti possibile. È la Disney, dopo tutto, e il cinema è anche un'industria, però c'è da dire che come major in passato ha realizzato prodotti originali, per cui non è che si aggrappi solo al passato. Posso anche capire che alcuni siano infastiditi dal fatto che sulla carta il progetto risultasse nient'altro che una mera trasposizione pedissequa del film d'animazione del 91 con tanto di musiche identiche e fondamentalmente le stesse identiche scene. Ma onestamente è così che io l'avrei voluto. Quando ero bambino, nonostante io abbia sempre detestato i musical e La Bella e la Bestia fosse uno dei film Disney più cantati di sempre, lo avevo amato e mi chiedevo come sarebbero stati i personaggi del film se fossero stati degli attori in carne ed ossa. E adesso che hanno tratto un film live action da quel particolare classico Disney, quello che io volevo vedere erano più o meno le stesse scene del cartone animato rifatte con attori veri. Senza contare che avevano annunciato che avrebbero inserito alcuni elementi estrapolati dalle varie versioni della fiaba originale. E così infatti è stato. E La Bella e la Bestia, diretto in questo caso da Bill Condon, secondo me è un blockbuster spettacolare che chiunque dovrebbe vedere. Intrattiene tantissimo. Se siete cresciuti con il film d'animazione del 91, vi partono dei film che rischiano di uccidervi. E praticamente tutte le interpretazioni degli attori sono di altissimo livello. I miei personaggi preferiti di questa versione sono stati senza dubbio Le Tonto, interpretato da Josh Gad, e il possente Gaston, e su tutto il corpo di peli ne ho mar, interpretato per l'occasione da Luke Evans, che nasce come attore di musical ma che tutti conoscono perché ha interpretato Bard nella trilogia dello Hobbit di Peter Jackson. Li ho amati in particolar modo perché sono una coppia fantastica. Innanzitutto ho trovato veramente azzeccata la scelta di rendere palesemente omosessuale Le Tonto, perché sono riusciti a farlo senza renderlo una macchietta stereotipata, o meglio, è una macchietta stereotipata perché così era il personaggio nel film d'animazione originale, ma non lo è in quanto omosessuale, lo è per altri motivi. E in più sono riusciti anche a renderlo più umano e leggermente diverso rispetto a quello dell'opera originale. Per quanto riguarda Gaston invece, beh, Luke Evans è stato semplicemente spettacolare. Gaston qui è cattivissimo, narcisista, e su tutto il corpo di peli ne ho mar, ignorante come una zappa, ma allo stesso tempo fottutamente esilarante, esattamente come dovrebbe essere il personaggio di Gaston. Anzi, se proprio vogliamo stare a guardare, qui è se possibile ancora più stronzo, malvagio e cattivo che nel film del 1991. Ma proprio tanto. E gli hanno anche dato un accenno di passato molto interessante che lo rende ancora più sfaccettato rispetto a come ce lo ricordavamo. Mi è piaciuto parecchio anche Dan Stevens, che viene da Downton Abbey e che qui interpreta la bestia. Sì, forse non mi ha soddisfatto molto come hanno concepito visivamente la bestia, perché non faceva paura e anzi sembrava un gattone da coccolare, però Dan Stevens è stato effettivamente molto bravo. Così come ho adorato Kevin Kline, che qui interpreta Maurice, il padre di Belle, ed è riuscito a renderlo tanto svampito quanto saggio. E poi io ho sempre adorato Kevin
Kevin Kline, che penso molti di voi ricorderanno per film come Un pesce di nome Vando oppure In e Out. E anche i domestici come Lumiere, Tokins, Mrs. Brick, Chicco e tutti gli altri sono stati semplicemente fantastici. Realizzati benissimo dal punto di vista del design, della CGI e porca di quella puttana, non avevo dubbi che fossero effettivamente degli oggetti viventi. È solo un peccato purtroppo non aver potuto vedere il film in lingua originale, perché ad esempio Lumiere è doppiato a Ewan McGregor, Tokins da Ian McKellen, Mrs. Brick da Emma Thompson e Cadenza e Clavicembalo niente poco di meno che da Stanley Tucci. Per la versione italiana invece stavolta, a differenza ad esempio del Libro della Giungla, si sono affidati a doppiatori professionisti e non ad attori che si improvvisano come tali. Però non so se avete notato che prima ho detto che praticamente tutte le interpretazioni mi sono piaciute. Già, perché praticamente e non tutte? Esatto, temo che l'abbiate capito. C'è un solo personaggio che non ho ancora nominato. Uno di quelli proprio poco importanti. La Bella e la Bestia. La Bella è Belle, è la protagonista, è interpretata da Emma Watson. Sulla carta sembrava perfetta, con quelle sue smorfie contro Gaston identiche a quelle della Belle del film d'animazione. No, io vi giuro, non sono riuscito a identificare Emma Watson con Belle in questo film. Tutti quanti i personaggi sembravano tirati fuori a forza dal film originale tranne lei. Non che non sia stata brava, per carità, è solo che secondo me semplicemente non è Belle. Per carità, è elegantissima nella scena del ballo con il suo vestito giallo d'oro. Bellissima anche la canzone del Bonjour, nulla da eccepire, però lo stesso non riesco a far meno di pensare che se avessero preso un'altra attrice probabilmente avrebbe saputo fare di meglio. E badate, io in genere adoro Emma Watson, la trovo anche una brava attrice, cazzo! È solo che qui, per qualche motivo che ancora non riesco bene a capire, non mi ha convinto. Mi va benissimo che faccia le smorfie di disgusto quando ci prova Gaston. E su tutto il corpo di peli ne ho mar. Ma per tutto quanto il film non fa altro che fare smorfie per ogni cosa che le succede. Ma perché? Ha sempre quel cazzo di labbro arricciato così, ma non capisco come mai, cavolo! Non che la cosa rovini il film, per l'amor del cielo, anzi, moltissime persone neanche avranno notato quello che sto dicendo. È solo che a me ha un po' infastidito tutto qua. Per quanto riguarda la regia invece, Bill Condon ha dato il meglio di sé. Condon è un regista che quando si tratta di musical ci sa fare assolutamente. Ha diretto Dreamgirls, ha scritto la sceneggiatura di Chicago e in tempi recenti aveva diretto anche film interessanti come ad esempio Mr. Holmes con Ian McKellen che interpretava un anziano Sherlock Holmes. Ma purtroppo io sono anni che ce l'ho con Bill Condon perché non gli ho mai perdonato di aver diretto gli ultimi due capitoli della saga di Twilight. Ma adesso, grazie a questo La Bella e la Bestia, ho deciso di perdonarlo perché, porca di quella miseria, è un film che dal punto di vista registico, fotografico e tecnico in generale è tanta roba. Condon qui non ha agito da semplice mestierante, anzi è riuscito a inserire dei movimenti di macchina che rendono ogni cazzo di coreografia un sogno vivente. Non solo è riuscito a ricreare perfettamente l'atmosfera fiabesca del film d'animazione, ma addirittura è riuscito a dare una marcia in più a tutte quelle scene che effettivamente potevano sembrare identiche al film originale, ma che in realtà differiscono per qualche piccolo particolare che riesce a dare loro una certa autonomia. E a questo proposito imperversava nel nostro paese la polemica riguardante al doppiaggio. Ho sentito dire da molti che il doppiaggio di questo film è orribile. No, secondo me proprio no. Sicuramente non lo è nel parlato, almeno. Il problema principale, infatti, è che hanno deciso di mantenere la lingua italiana anche nelle parti cantate e quindi hanno dovuto cambiare parte di alcuni testi delle canzoni storiche, perché la colonna sonora è sempre quella di Alan Menken, opportunamente riarrangiata, per far sì che si potessero incastrare le varie parole nel labiale. Alcuni potrebbero chiedersi perché, essendo questo film un musical, non abbiano fatto come fanno sempre in questi casi, ovvero mantenendo la lingua originale nelle parti cantate. La risposta è molto semplice. Perché gli obiettivi di questo film sono principalmente due: intrattenere gli spettatori e riportarli all'epoca in cui da bambini guardavano il film d'animazione piangendo di gioia. L'effetto nostalgia che il film voleva sortire non avrebbe assolutamente avuto effetto se avessero mantenuto la lingua inglese nelle parti cantate, perché io ad esempio da piccolo il film l'ho sempre visto in italiano e quindi le canzoni le volevo in italiano. E sapete che c'è? Anche se effettivamente durante le canzoni qualche frase l'hanno dovuta cambiare, non muta il significato e quindi io ho percepito perfettamente la stessa emozione che mi dava il film d'animazione del 1991 con ogni fottuta canzone. Tra l'altro,
l'altro, in questo film ci sono anche due o tre brani originali non estrapolati né dal film dell'animazione del 91 né tantomeno dal musical, che sono spettacolari. In particolar modo uno di questi, performato da Dan Stevens, è qualcosa da strapparsi i peli del culo da quanto è bello. Per cui sicuramente ci saranno persone che magari non apprezzeranno questo film, ma credo che a livello oggettivo non si possa dire che è realizzato con tutti i crismi. I personaggi in linea di massima funzionano, l'atmosfera magica e gotica del castello è qualcosa che conquista dal punto di vista visivo, e le musiche sono fantastiche, come ci si ricordava, e in qualche caso anche di più addirittura. Naturalmente non è un film privo di difetti, ad esempio, essendo con attori in carne ed ossa, si nota un po' di più il fatto che la trama è molto molto semplice, che alcune scene abbiano allungato leggermente il brodo, o che forse ci sono alcuni momenti che sembrano un po' sconnessi tra di loro anche dal punto di vista del montaggio, non so bene per quale motivo, però per il resto è un film che secondo me fa assolutamente il suo dovere, e per quanto mi riguarda come voto contestualizzato al tipo di film che vuole essere e al musical straordinario che è uscito fuori, gli do un bel dall'8 al 9, soprattutto per via del forte Gaston. E su tutto il corpo di peli ne ho mar. Quindi anche questo flashback finisce qui. Io, come sempre, vi invito a scrivere un commento qui sotto che cosa ne pensate, guardate queste cose, per questo che si creano solita discussione. Mi raccomando, voglio sapere la vostra opinione in merito, perché ci tengo, un film che attendevo molto e voglio sapere che cosa ne pensate voi, se siete rimasti soddisfatti oppure no. Io vi abbraccio, grazie mille per aver seguito fin qui, tanto bene. Noi ci vediamo al prossimo movie blog, e quello mi sembra il petto villoso di Gaston. E su tutto il corpo di peli ne ho mar.